Mi sentite? Ok. Allora, siamo qui per parlare di SSL e Cyberware. Allora, intanto chi tra voi sa che cos'è SSL, almeno vagamente, o TLS? Su bene le mani. Ok, ok. Abbiamo già un'idea. Comunque sia, per iniziare a spiegare, faremo una specie di piccola scenetta per spiegare come funziona sostanzialmente l'autenticazione. Allora, ora iniziamo. Prima di tutto vediamo come funziona SSL. Praticamente quello di cui ne parleremo oggi è questa finestrella qui. Questo è Firefox. Quando voi vi connettete al sito di PayPal, là in alto a sinistra vi trovate quel verde, quadro verde, che vi dice che quello è un sito sicuro. Adesso noi tenteremo di capire cosa significa questa cosa e come funziona. In particolare ci occuperemo di verify by VeriSign. Vedremo chi è VeriSign, come si comportano, cosa può andare storto e altre cose correlate. E anche di questa frase qui, cioè your connection to this website is interested to prevent this dropping, cioè non potete essere intercettati. E vedremo se questo è vero, in che caso è vero e quando no. Quindi allora, abbiamo detto che SSL garantisce tre cose alla nostra comunicazione con PayPal o qualsiasi sito sicuro, diciamo. Primo, la segretezza, ovvero che soltanto quello con cui noi stiamo comunicando è in grado di decifrare quello che passa sul chat, diciamo. Cioè uno che si mette in mezzo non deve essere in grado di decifrare quello che sta passando. Questo si ottiene tramite la crittografia. Poi deve garantire integrità, ovvero che nessuno abbia manomesso quello che noi stiamo comunicando e quindi, ad esempio, non lo so, stiamo facendo un trasferimento, nessuno, un trasferimento di denaro, nessuno abbia raddoppiato la quantità della cifra. E poi l'ultima cosa è l'autenticazione, ovvero essere sicuri che quello con cui noi stiamo parlando sia effettivamente chi noi crediamo e non ci sia qualcuno che si sta spacciando, ad esempio, per PayPal per rubarci il nostro non utente password. E quindi noi oggi ci occuperemo di questo, dell'autenticazione, cioè come essere sicuri di star parlando effettivamente con PayPal o qualsiasi sito a cui ci stiamo collegando in HTTPS, ad esempio. Per cui adesso faremo una demo, cioè di come funziona questa cosa con tanto di persone lì, per cui prego i miei colleghi di salire. Allora, tu Alice vai a metterti là, Bob ti mette qui. Ora, Trudy e la CIA adesso stanno fuori da là. Allora, Bob è il nostro protagonista, no? Lui deve mandare un messaggio ad Alice. La bellissima, bellissima Alice. Di cui è pazzamente innamorato. Sì, tutte battute è nostra. Allora, quindi abbiamo detto che Bob ama Alice e vuole comunicarglielo. Quindi come fa? Bob prende il messaggio ti amo e lo manda ad Alice, che lo riceve e naturalmente è molto contento, perché ricambi, non so per la testa. Ma cosa succede se entra in gioco il nostro Trudy, lui è Trudy, che è molto geloso e anche lui innamorato di Alice, no? E quindi non vuole che Alice sappia che Bob lo ama, vuole cambiare il messaggio. Quindi Bob manda. No, prenditi occhio. Bob manda il suo messaggio, ma in mezzo c'è il nostro Trudy, c'è la nostra Trudy, che lo intercetta, lo vede, si arrabbia molto perché è geloso. E quindi lo sostituisce con ti odio. E lo fa arrivare alla nostra Alice, il cui cuore si spezza. Come possiamo evitare che questo succeda? E questo è quello di cui sostanzialmente si occupa SSL. Come? Fare in modo che Trudy non possa fare questa cosa brutta. Allora, riprendiamo ti amo, come ti amo? Allora, come funziona? Praticamente Alice ha un lucchetto che è dotato di una chiave. Cosa fa Alice? Tiene la chiave. Alice manda in questo lucchetto, tutto di esce da finisce, manda il lucchetto a Bob, ok? Bob riceve questo lucchetto e cosa fa? Prende un contenitore sicuro, inserisce il messaggio e poi lo sigilla utilizzando il lucchetto che gli ha mandato Alice, ok? È chiuso, Trudy entra in gioco.
Quindi anche se Trudy prende questo messaggio, non è in grado di aprirlo, fai vedere che non si. Quindi il messaggio, questo qui è la nostra crittografia, diciamo. Alice può aprirlo perché è l'unica a detenere la chiave per aprire questo specifico lucchetto, ok? Aspetta, sei riuscito. Ok. Quindi apre il messaggio e trova il suo chiamo. Ed è contento. Però il nostro Trudy può fare ancora una cosa brutta. Ovvero sia, ripetiamo il passaggio. Ok, bravissimo. Lui manda il suo, lei manda il lucchetto, ma Trudy riceve il lucchetto questa volta, lo intercetta e cosa fa? Brutto cattivone, lo sostituisce con un altro lucchetto. La dimensione non conta, un lucchetto di cui solo lui, di cui solo Trudy ha la chiave. Ok, fai vedere te la chiave. E quindi cosa fa? Lo manda a Bob. Bob ignaro pensa che sia il lucchetto che gli ha mandato Alice. Ok? Mi state seguendo? Ok, quindi chiude il messaggio di nuovo come abbiamo fatto prima. Vai. Lo chiude con questo lucchetto. E sostanzialmente lo manda. Trudy di nuovo lo intercetta. Ma lui ha il ha la chiave per aprire questo lucchetto, diciamo. Frodolento, fasullo, quindi lo apre, insomma sostanzialmente sostituisce il messaggio e lo richiude con il lucchetto che era originariamente di Alice. E bene, insomma, poi Alice ovviamente si trova il messaggio falso con scritto ti odio e non è contenta. Ora, come funziona nella realtà? Cioè, come si fa a prevenire questa cosa? Entra in gioco la nostra Certification Authority, che è la CIA. Che cosa fa questa Certification Authority? È una entità, diciamo, terza alla comunicazione, che si occupa di fare solo una cosa, no? Ovvero sia autenticare i lucchetti. Cioè, con questo timbro, praticamente può timbrare questo lucchetto e così garantisce che questo lucchetto sia effettivamente di Alice. In questa maniera, quando il lucchetto transita in rete, tu li puoi intercettarlo, ma se lo sostituisce con uno suo, questo non è timbrato. E quindi non è, quando Bob lo riceve potrà verificare che non si tratta di quello originale di Alice. Non so se avete seguito. Evidentemente non è quello di Alice. Praticamente le Certification Authority mettono questo timbro, sono un'entità terza di cui entrambe le parti della comunicazione si fidano, che garantiscono che i lucchetti siano effettivamente di chi è dichiarato che siano. Ok, ci siete? Benissimo. Ma Trudy può fare ancora un'ultima cosa in questo caso, ovvero sia, se abbiamo capito che il ruolo della Certification Authority è importantissimo, perché la Certification Authority può far credere a chiunque di essere qualcuno. Cioè, se Trudy entra in possesso del timbro della Certification Authority, è in grado di timbrare il suo lucchetto e di far credere a Bob di essere Alice. Ok? Va bene, questa sostanzialmente è la questione. E quindi diciamo che noi oggi parleremo delle Certification Authority, chi sono, come funzionano, perché non funzionano e quando non funzionano. Adesso vorrei che vi faceste delle domande, perché sono sicuro che non avete capito qualcosa. Vai! Era sulla 18ª. No, scherzi a parte, e chiaro tutti, perché questo, cioè, capire il ruolo della Certification Authority. Allora, adesso usciamo dalla metafora. Cosa vuol dire? Allora, Alice chi è nel nostro caso? Sì. Vabbè, adesso qui ho invertito, comunque se diciamo Alice era il server, quindi PayPal, Bob era l'utente che vuole connettere al suo account, Trudy è un attacker, ovvero uno che sta in mezzo e che vuole intercettare la password per PayPal, e chi timbra il lucchetto, il certificato, il lucchetto sarebbe il certificato del server, no?
Quando voi fate una connessione SSL sicura, il server mi dà indietro un certificato per garantirne l'identità, diciamo. E timbrare il lucchetto significa firmare il certificato, ovvero sia la Certification Authority garantisce che quel certificato è effettivamente di chi tu pensi che sia. Non so se ho risposto, se vuoi. No, il server invia un certificato firmato dalla Certification Authority, cioè c'è qualcuno che garantisce che quel certificato è effettivamente di PayPal e non è di qualche hacker. Ok, ci sono altre domande, dubbi? È tutto chiaro? Veramente? Spero che vi sia piaciuta la scenetta. Allora, va bene, allora adesso entriamo un po' nel cuore dell'argomento. Allora, abbiamo detto che parleremo di Certification Authority, per cui iniziamo tutto a vedere chi sono fisicamente, cioè che entità sono. Sono un punto critico e per cui è molto importante che siano ben difese, che abbiano un comportamento, non dico etico, ma quantomeno legalmente corretto. E vediamo un po' chi sono. Qualcuno ha mai sentito parlare di Verisign? Alzi la mano chi ha mai sentito parlare di Verisign. Beh, allora, diciamo che Verisign è una delle certification authority più importanti e, ad esempio, alcuni siti di cui garantisce la sicurezza, ovvero sia di cui firma i certificati, abbiamo Facebook, Twitter, Live.com, PayPal, Amazon e Mozilla. Live.com, ovvero tutti lo conoscerete, è il sito di Microsoft nuovo delle Hotmail, diciamo, che viene dopo Hotmail e così. Mozilla in particolare è piuttosto importante perché esiste un sito che è addons.mozilla.org, che è quello da cui si scaricano i plugin per Firefox, e quindi se tu puoi mandare un plugin fasullo, vuol dire che puoi installare qualcosa che gira sulla macchina di un utente e lui pensa che sia in verità un plugin, diciamo, affidabile, non lo so, un plugin famoso, può essere Adblocker. Se tu pensi di installare Adblocker e in verità ti arrivano magari Adblocker ma con dentro anche un virus, perché tu sei riuscito a farlo firmare da Verisign, ad esempio, questa cosa non è simpatica. Poi c'è DigiCert, che garantisce sicurezza di Wikipedia, GitHub, Tor Project, Torte, che non so bene come si pronunci, insomma, ce ne sono un po'. In particolare, noi oggi ci occuperemo di... noi parleremo un po' di Verisign, poi di Comodo, non so se... e DigiNotar. Avete mai sentito parlare di Comodo e DigiNotar? Chi ha mai sentito parlare di Comodo e DigiNotar? Ok. Vabbè, insomma, hanno avuto dei problemi, adesso vedremo quali. Per cui iniziamo a parlare di Comodo. Comodo è una certification authority molto grande, perché firma circa da un quinto a un quarto dei certificati che girano sul web. C'è la EFF, Electronic Frontier Foundation, che ha raccolto, diciamo, tutti i certificati che ci sono nel web, ha fatto delle statistiche e ha raccolto dati molto interessanti, a cui fanno vedere molto più volte. In caso poi le slide sono distribuite sul sito del Pole, potete andare a vedere di nuovo. Comodo stava lavorando come tutti i giorni, stava firmando i suoi certificati, tutto andava bene, quando un giorno, il 15 marzo del 2011, il rivenditore italiano di Comodo, che si chiama InstantSSL.pt, ha subito un attacco. Che cosa è successo in questo attacco? Che nuovi certificati vennero firmati abusivamente. Tra questi abbiamo alcuni non di secondo ordine, diciamo, mail.google.com. E che cosa vuol dire? Vuol dire che potenzialmente là fuori c'è qualcuno che può spacciarsi per mail google.com e quindi può intercettare tutta la comunicazione di quando voi vi collegate a Gmail. È una cosa abbastanza pratica. Adesso non è del tutto vero, ci sono delle cose che aiutano a fare in modo che questo oggi e qui non vi succeda, però comunque sia, in giro c'è un certificato che permette a qualcuno, a chi lo possiede, di spacciarsi per mail google.com, e quando, anche se voi vedete il vostro riquadrino verde che dice la comunicazione è sicura, in verità lui è in grado di intercettarvi. Tra poco vedremo come esattamente. Poi altri certificati che hanno preso google.com, Skype, Yahoo, addons.mozilla.org, che è quello di cui parlavo prima, e loginlive.com. Allora, Comodo ha subito questo attacco e rilascia una dichiarazione. Dice: l'attacco era estremamente sofisticato ed è stato eseguito con estrema precisione. Era molto ben orchestrato e l'attacker sapeva cosa doveva fare e quanto rapidamente. Questa è la frase detta dal fondatore di Comodo. E ovviamente, cioè, gli ha fatto il suo mulino.
una cosa interessante è che ha rilasciato, allora, chi di voi sa cos'è l'XP? Sulle mani. Dai, devi saperlo tutti questo, se no io cambio. Hanno rilasciato l'indirizzo IP di quello che ha portato a termine l'attacco. Ed è un indirizzo IP che risultava provenire dall'Iran. No? Quindi dice, Iran, stato canaglia, no? Soprannominati così. E allora cosa dice Conno? Tanto prima di tutto dice una cosa non vera, e sempre in questa dichiarazione per, diciamo, giustificarsi di aver subito questo attacco, comunque diminuire l'impatto sulla propria immagine. Dice che non possono fare niente se non hanno il controllo sull'infrastruttura DNS. Questo non è vero, vediamo poi più avanti perché. Appunto che l'attacker è stato molto, ha avuto una precisione clinica e che il governo iraniano recentemente ha attaccato, e dice, altri metodi di comunicazione per fare comunicazioni sicure. Tutto questo ci porta a pensare solo una cosa, che l'attacco è state free. Cioè, che non si tratta più di un semplice attacco informatico. Ma che questa è guerra, questa è cyber war. Cioè, comodo, non è che è stata hackerata dal primo pirla che passa, è stata attaccata dall'Iran. Oh. E per cui, diciamo, quando hanno detto tutto questo, è per ridurre l'impatto. Ora, però, noi vediamo di raccogliere qualche informazione su questo attacco e vediamo effettivamente chi era e cosa ha fatto. Allora, la cosa divertente è che l'autore di SSL Sniffer, che è un programma che sostanzialmente permette di fare effettivamente portare a termine l'attacco, ovvero sia, se voi vi collegate a PayPal o a Gmail, se lui è in grado di leggere le comunicazioni utilizza questo strumento, può decrittografare la vostra comunicazione e vedere password, email e tutto quanto. Diciamo che è lo strumento, uno strumento semplice da usare per portare a termine l'attacco. Allora cosa fa l'autore di SSL Sniffer, che si chiama Moxie Marley-Spy? Guarda i log del suo server da cui fa scaricare il programma e cerca l'IP di Teheran, no? di iraniano dell'attacker. Cosa succede? Succede che lo trova. Allora vediamo un po' perché dai log si possono dedurre alcune informazioni, no? Non so se chi di voi sa cos'è un user agent, insomma, diciamo, identifica il log e rimane la stringa che identifica il browser che usa. E scopriamo alcune cose interessanti. Usa Windows. È una cosa abbastanza strana. Usa Windows XP. Un sistema operativo vecchio di 10 anni e che insomma non ti aspetti da un attacker iraniano con la sua precisione clinica che faccia questo genere di cose. Usa un Firefox vecchio di 4 mesi, penso la lingua inglese, insomma, è piuttosto sospetta la cosa, ma la cosa divertente è il referrer. Cioè il referrer vuol dire, ogni volta che voi navigate da una pagina all'altra, ogni volta che cliccate su un link, il server riceve ovviamente la richiesta, ma anche la pagina da cui che conteneva il link, ok? Quindi diciamo che se voi per la prima, se andate su Google e cercate, non lo so, YouTube, cliccate su YouTube, a YouTube arriva la richiesta a youtube.com, ma anche l'indirizzo di Google da cui siete arrivati. E quindi lui, risalendo nei suoi log, ha potuto vedere come questo attacker era arrivato al suo sito. E la cosa divertente è che era questo video. Un video introduttivo di Hack5, cioè, peraltro assolutamente ridicolo, dove presentavano come usare SSL Sniffer in una maniera totalmente for dummies, per totali idioti. E per cui da una parte abbiamo la cyber war e dall'altra abbiamo questo che il giorno dopo aver fatto l'attacco va su Hack5 a cercare un video come hackerare con SSL Sniffer. Insomma, si capisce che forse non era proprio questa grande cyber war, comunque non c'era dietro tutta questa abilità in quello che ha portato a termine l'attacco. E quindi cosa ci fa pensare? Iniziamo a capire che queste certification authority non sono così sicure e fidarsi di loro può crearci un problema. Allora, adesso procediamo e vediamo qualche altra. Ah no, la cosa non è finita. Poi l'hacker, non contento, cosa ha fatto? Chi di voi conosce PasteBin per spostare, per condividere il codice? Praticamente questo ha fatto dei post su PasteBin. Facendo delle interazioni, dice, no, io sono un hacker che ha attaccato Comodo, questa certification authority, dice, io non sono un gruppo di hacker, sono un singolo hacker con l'esperienza di 1000 hacker. Poi, all'inizio pensavo, chi di voi sa cos'è RSA? Ovviamente RSA è una cosa abbastanza sicura, diciamo, in giro da un po', c'è dietro un problema matematico non indifferente che è l'autorizzazione degli interni, e lui dice, ah sì, inizialmente io stavo cercando di rompere RSA e stavo cercando di trovare un algoritmo per la fattorizzazione degli interni, poi mi
visto che per ora non ero in grado di farlo, e per cui mi sono spostato su qualcos'altro e ho iniziato ad attaccare le certification authority. È veramente ridicolo, per Tom è la cosa più imbarazzante dell'universo, vuol dire un totale. So che siete veramente spaventati dalla mia conoscenza, dalla mia velocità, dalle mie abilità, ma è normale, dovete essere spaventati. E poi mi dice che lui controlla internet, lui è il capo, lui stabilisce le regole, poi la regola numero 6 che lui è un fantasma. Vabbè. Sostanzialmente, questo qui diceva che questo attacco era la risposta a Stuxnet, non so se avete il virus, vabbè, adesso ne andiamo a evitare. Poi non finisce qui perché Commodore nei successivi 4 mesi, in pochi mesi viene hackerato in totale 4 volte. E dite, cacchio, che cosa gli è successo? Voglio dire, perso totalmente la credibilità, attaccata 4 volte. Da uno che effettivamente non sembra che in fondo ne capisca così tanto, è un ragazzo di 21 anni, un po' esaltato anche probabilmente. Nessuna conseguenza. Comoda ancora lì che svolge il suo lavoro come ieri. E potrebbe, non dico che potrebbe succedere di nuovo, non ha perso niente. I certificati sono ancora in giro per tutto il mondo, noi ogni giorno ci fidiamo di questi qua. Ok? Anzi, come se non bastasse, la RSA l'ha nominato imprenditore dell'anno, ha nominato il founder di Comodo imprenditore dell'anno. Dopo tutto questo, cioè, sono veramente ridicolo. Procediamo, vediamo qualche altro caso di certification authority che sono state attaccate. DigiNota, il 17 giugno del 2011, sempre lo stesso hacker, si introduce nei sistemi di DigiNota e questa volta genera 500 certificati. Di cui è risaputo che sono stati serviti, ovvero offerti in maniera fraudolenta, a 300.000 indirizzi IP. Quindi 300.000, diciamo, persone, però, diciamo, connessioni, hanno utilizzato questi certificati e probabilmente sono stati ingannati da questo certificato. Quindi una cosa gravissima. E vabbè, lo stesso attacco abbiamo detto che ha rivelato il suo nick, che è Ixu. Allora, i 300.000 IP che sono stati hanno ricevuto questi certificati falsi sono tutti iraniani e per cui dopo faremo delle ipotesi su come è stato svolto l'attacco e come sono effettivamente stati serviti questi certificati, come è stato possibile farlo con la complicità di chi. Tra i domini colpiti, quelli di questi 500 certificati ce ne sono. Questi sono solo alcuni: Android, All, Commodore, Digicert, Microsoft, Google, Tor, Windows on Paint, WordPress. Insomma, una vera tragedia. Poi, insomma, lui va avanti a vantarsi dicendo che ha attaccato altre 4 certification authority, però queste cose non sono confermate. Vediamo qualche altro piccolo problema che ci sono state. Tote, non so come si pronunci, è un'altra certification authority. Questo è veramente ridicolo, perché loro, quando voi richiedete un certificato, una di queste certification authority, c'è da pagare, comunque sia, no? Non è tanto. Ma più che pagare, se voi volete, diciamo, avere il certificato per google.com, dovete dimostrare di essere i proprietari di google.com, ovviamente, perché se no, chiunque può andare lì e verificare, cioè farsi dare un certificato e quindi portare a termine gli attacchi che abbiamo detto. E loro come effettuavano questa verifica? Tonte? Mandavano un'email a ssl certificates@il dominio che vuoi registrare. Mark Zuman cosa ha fatto? Ha registrato su live.com, quindi su, diciamo, vecchio primo, e il nome utente SSL Certificate. E ha ottenuto il certificato! Ha ottenuto il certificato! È una cosa veramente folle, ridicola! E noi ci stiamo fidando tutti i giorni di questi. E appunto ha registrato semplicemente, ha ricevuto un'email, ha confermato e lui ha ottenuto il suo certificato. Starco invece ha. Cioè Eminig è riuscito a ottenere una firma per Mozilla.com senza neppure fare una validazione. Questi, per il tipo di certificato che ha richiesto, non faceva neanche una validazione, proprio potevi richiederlo dopo qualsiasi domanda. Poi anche Verisign non è immune da contraddizioni, perché pare che se ci sia in giro un certificato di code signing per Microsoft Corporation. Vabbè, adesso senza entrare nel dettaglio, però vuol dire che cioè, quando voi scaricate da Windows Update i binari che vi arrivano sono firmati in una maniera simile a quella che abbiamo visto.
e ci sono sempre le certification authority che garantiscono che effettivamente sia così, e quindi in giro c'è qualcuno che può firmare il nome di Microsoft qualsiasi cosa. E come se non bastasse, gli ISIN sono quelli che vi garantiscono di non essere intercettati, ma sono nel business delle intercettazioni illegali. Cioè, un conflitto di interessi che comunque sia, non è che faccia propriamente piacere. Poi anche qualche altra perla, SSL in a box, quando facevi un login, ti mandava dentro in un account di un altro, uscivi, entravi, andavi in un account di un altro ancora. Cioè, per Certina.fr ha tenuto la chiave privata, diciamo, quella che nella nostra metafora corrispondeva alla chiave, in una cartella pubblica per anni. Cioè, tu andavi sul loro sito, slash, non so come era, certificate, c'era la chiave pubblica, e quello normale. Ma c'era anche di fianco la chiave privata. E la cosa bella è che è stata là fuori per anni. E adesso l'hanno corretto, adesso finalmente l'hanno corretto. Ultima cosa, ci sono delle... Non ci sono soltanto delle certification authority, diciamo, come quelle che abbiamo visto, ma ce ne sono anche intermedie, ovvero voi, pagando, potete chiedere di diventare una certification authority intermedia. Ovvero qualcuno firma i vostri certificati e permette che di firmarne altri. Quindi sostanzialmente voi potete firmare qualsiasi cosa. Ma questi sono concetti di questo flash. Allora, abbiamo visto un po' chi sono le certification authority e adesso guardiamo da un punto di vista di politico, direi. Cioè, di chi ci stiamo fidando? Questa è la cartina, questa è non si vedono molto i bordi, comunque sia, i paesi in rosso sono quelli che dispongono di una certification authority nel loro stato. Ok? E sono molti. Sono oltre 650 certification authority. Ma la cosa divertente è che le isole Bermuda hanno una loro certification authority. Questo vuol dire che se il governo delle isole Bermuda decidesse di forzare questa certification authority a far firmare qualche cosa, loro non potrebbero sottrarsi perché sono sotto la legislazione di quel posto. Quindi noi ci stiamo fidando di tutti questi posti nel mondo. L'Iran è escluso ed è per questo che hanno fatto quell'attacco, perché se avessero avuto la loro certification authority, probabilmente non ci sarebbe neanche stato bisogno di fare questa cosa. Semplicemente avrebbero potuto imporgli di firmarlo. Adesso lo sto facendo un po' facile ovviamente, però effettivamente è così. Quindi di chi ci stiamo fidando? Questa è la domanda. Ed è giusto che ci fidiamo. Va bene, allora, quindi vediamo un po', adesso entriamo un po' nel tecnico, spero che mi interessi di riuscire a spiegarmi, però solo per sommi propri. Allora, vediamo, scenari, come funziona un attacco? Quando una volta che tu hai questo certificato che sei riuscito a rubare da una certification authority, come funziona? Normalmente, voi saprete, un utente vuole connettersi a PayPal, no? Per cui la prima cosa che fa deve trasformare paypal.com in un indirizzo IP, ok? Questo è chiaro, no? Chi di voi sa cos'è un server DNS? Ok, il DNS è quello che si occupa di trasformare paypal.com in un indirizzo IP, ok? E quindi normalmente, prima di connettersi a paypal.com, si fa una richiesta al server DNS che manda indietro un indirizzo IP, poi ci si connette al server di PayPal che ci dà il suo certificato. E fin qua tutto a posto. Una prima tecnica per fare l'attacco che abbiamo visto prima, sostanzialmente è proprio quello che abbiamo visto prima, è proprio quello del transparent proxy. Ovvero sia, se tu riesci a essere in mezzo, mettiamo proprio per farla grezza, se tu c'è un cavo che collega l'utente a PayPal, se tu riesci a metterti in mezzo a quel cavo, puoi fare un'intercettazione. Perché? L'utente fa la richiesta a PayPal, però prende te, cioè si collega prima all'intercettatore, e quindi tu, intercettatore, che hai un certificato fasullo per paypal.com, glielo mandi e lui lo accetta perché è firmato dalla certification authority, e quindi lui crede di starsi collegando con paypal.com. E la cosa bella è che è trasparente all'utente, perché poi noi effettivamente come intercettatore ci colleghiamo a PayPal e prendiamo il nostro certificato vero, quindi l'utente comunica effettivamente con PayPal e con sicurezza di tutti i servizi, però in realtà la sua comunicazione non è sicura, perché noi siamo in mezzo e lui sta dando il nostro certificato falso, e quindi noi apriamo il suo pacchetto, tiriamo fuori, leggiamo, lo rimpacchettiamo con l'altro lucchetto e glielo mandiamo, e lo mandiamo a PayPal. E quindi sostanzialmente possiamo avere un utente, password e tutto quanto. E questo è il primo tipo di attacco. Ecco, qui c'è un po' riassunto. Mi ha detto che il traffico passa per una macchina malevola che agisce come un proxy. E tutto è trasparente all'utente. Questo quando si può fare? Allora, se l'ISP è complice, cioè l'ISP, insomma, l'internet service provider, che so,
Vodafone, il Politecnico di Milano, oppure Telecom, insomma quello che offre la connettività internet, se è complice, si può fare. Perché se si fa questa cosa su un qualsiasi nodo del percorso, si può fare. Oppure, se si ha accesso a un router, si riesce a spacciarsi per il router, cioè poi a casa, quando avete, non so, il vostro modem, il vostro router, tutto il vostro traffico ovviamente passa da quel router. Per cui se quel router lì fa questo tipo di attacco e ha il certificato fasullo, può portare a termine un attacco di tipo transparent proxy. E ci sono due metodi per fare questo, cioè per comportarsi come un router, che vedremo tra un attimo, che sono l'auto spoofing oppure impostare un road DHCP server. L'altro tipo di attacco che vediamo è quando, al contrario di quello di prima che era trasparente, questo non è trasparente all'utente. Ovvero, questa volta l'attacco comincia prima, cioè quando noi risolviamo paypal.com in un indirizzo IP, cioè quando facciamo la richiesta al server DNS, se il server DNS è compromesso, comunque sia, riusciamo a fare in modo che il server DNS, al posto che dare l'indirizzo IP di PayPal, dia l'indirizzo IP di una nostra macchina, cioè di una macchina di un attacker, che cosa succede? Che l'utente si collegherà direttamente alla nostra macchina, no? E quindi noi possiamo servirgli il certificato. Questa volta PayPal.com non viene neanche a sapere in nessun modo dell'attacco, cioè non è coinvolto. E cosa avremo su questo server? Avremo la classica interfaccia clonata da paypal.com, dove c'è l'utente, cioè la box con l'utente password, e si compila e quindi a noi arrivano i dati. E a lui la cosa importante è che in alto a sinistra va sempre il suo riquadro verde, perché noi gli abbiamo servito un certificato falso, un certificato che è nostro, però è stato firmato da una certification authority. Ok? Avete qualche domanda fino a qua? Che dubbio? Io voglio chiedere sugli utenti di Prado, quindi un server autentico ti manda il certificato di attivato, ma tu come fai a sapere se l'ha sentito, cioè che dice che il tipo di sì, questa è una domanda interessante, perché praticamente quando tu installi il tuo sistema operativo, il tuo browser, ci sono dentro sostanzialmente, adesso è difficile spiegarlo senza entrare nei dettagli crittografici, però sostanzialmente c'è un modo che ci sono dentro delle chiavi che ti permettono di capire se il timbro è vero o no. Cioè quindi tu, è una cosa diciamo data per preinstallata il poter verificare se il timbro è autentico. Cioè tu hai una serie di certification authority preinstallate nel tuo sistema di cui ti fidi e di cui puoi verificare che la firma sia corretta. Sì, perché ovviamente se così non fosse uno, cioè siamo da capo se non c'è qualcosa di preinstallato. Sì, nel sistema ci sono una lista di certification authority fidate e di cui diciamo tu già le conosci e quindi hai modo di verificare che la firma dei certificati che hanno sono corrette. E quelle preinstallate sono sostanzialmente quelle che abbiamo visto all'inizio, quindi VeriSign, Comodo e tutte queste qua. Ho risposto, non so. Altre domande? Curiosità? Vai. Intendi in maniera fraudolenta o tu come utente? No, ad esempio, le licenze andrebbero acquistate. Vediamo che si passano per vie secondarie. Quindi si utilizza una versione di un sistema che non si sa se è originale al 100%. È possibile mettere in quel sistema chiavi? Aspetta, provo a capire cosa mi stai dicendo. Cioè tu dici, se io mi scarico da torrent una versione super figa con black, dark, quelle lì di Windows, sì, effettivamente sì, potrebbe aver preinstallato una certification authority che poi magari è Daniele, non so, e che può firmare qualsiasi cosa, e se ce l'hai preinstallata tu ti fidi di tutto quello che lui firma, e per cui è pericolosissimo, non bisogna farlo mai installarsi uno di quei sistemi operativi che trovi in torrent, a meno che tu ti metti lì, te li spulci, ma è un lavoro in mano. Comunque sia sì, sostanzialmente sì. Altre domande? Oh. Allora procediamo. Adesso, ok, questo abbiamo detto. Allora, però abbiamo detto che in questo scenario il server DNS deve essere complice, no? O comunque sia deve restituirci un indirizzo IP diverso da quello effettivamente di PayPal.
Per fare questo o ci vuole la complicità del server DNS, o si può fare lo stesso attacco di prima che era di HCP che tra poco vediamo, o DNS cache poisoning. Adesso vediamo questi tre attacchi di cui abbiamo parlato, cioè di HCP, DNS cache poisoning e spoofing, così molto personificato. Allora, DNS cache poisoning, come funziona? Sostanzialmente i server DNS come funzionano? Hanno una... associano ai domini gli indirizzi IP. Però ovviamente non è che ciascun server DNS ha tutti i domini associati a tutti gli indirizzi IP del mondo. Ce ne tiene soltanto alcuni in una cache locale. E quando ce n'è uno che non ha la sua cache locale, lo richiede ad un altro server DNS che ha quell'informazione. Il DNS cache poisoning consiste nel... quando quel server DNS richiede quel dominio ad un altro server DNS esterno, in quel momento continuare a mandare a quel server DNS delle risposte dicendo che a quel dominio corrisponde un altro indirizzo IP piuttosto che quello che risponderebbe il server DNS. Cioè sostanzialmente in questo modo noi riusciamo a avvelenare la cache. Cioè noi continuiamo a dire, ah, come se ci mettessimo una stanza e continuassimo a gridare, ehi guarda che people.com è con l'indirizzo IP, ehi guarda che quello, guarda che quello, guarda che quello. Quando arriva la risposta dell'altro server DNS, a seconda è possibile che accetti la nostra piuttosto che la sua, e quindi nella sua cache people.com sarà associato alla nostra macchina malicola. E quindi questo è il DNS cache poisoning, e ci permette appunto quindi di convincere tutti quelli che utilizzano quel server DNS che people.com è la nostra macchina malicola piuttosto che il server effettivo di paypal.com. Rogue di HCP server è un attacco che puoi fare, credo che si possa fare soltanto se nella rete locale della vittima. Perché? Allora, che cos'è un server di HCP? Quando tu ti connetti in genere in una rete, ad esempio il Politecnico, tu mandi sulla rete una richiesta per alcune informazioni, principalmente un indirizzo IP per te, verso chi mandare il traffico, ovvero sia l'indirizzo IP del default gateway, quindi del router, ad esempio può essere l'indirizzo IP del router wifi che c'è qui intorno, e poi l'indirizzo IP del server DNS. Quindi capite che se noi riusciamo a comportarci come server di HCP, possiamo manomettere sia il router, cioè la macchina da cui far passare tutto il traffico, e quindi possiamo fare il transparent proxy, sia dargli un server DNS, un altro server DNS che poi è sempre la nostra macchina, che restituisce al posto di indirizzo IP, indirizzo IP effettivamente corrispondente al dominio, indirizzo IP della nostra macchina. E quindi sia, sostanzialmente quindi se si riesce a spacciarsi per gli HCP server si possono fare cose molto brutte e portare a termine entrambi gli attacchi che abbiamo visto. Per esempio un modo per... un'altra maniera per spacciarsi per il router, quindi per far passare tutto il traffico da noi e fare l'attacco di tutto transparent proxy, è l'app spoofing, che sostanzialmente è in certa maniera, sempre personalità, simile al DNS cache poisoning, ovvero noi nella rete continuiamo a dire ehi guarda che il router sono io, ehi guarda che il router sono io, guarda che il router sono io, e così e se le macchine che sono connesse ci credono e quindi mandano tutto il loro traffico attraverso di noi. Ora, tutto questo per dire cosa? Abbiamo mostrato alcuni scenari e per la situazione della mia, che avevamo detto delle 300.000 macchine che avevano subito questo attacco, probabilmente si trattava di DNS cache poisoning, considerando il numero di IP coinvolti, perché comunque 300.000 non sono l'intero, tutte le connessioni della mia, sono un certo numero, per cui c'è stato qualcuno che è riuscito a fare DNS cache poisoning su alcuni server DNS e ha portato a termine l'attacco. Questa era solo per dare una panoramica, ovviamente bisogna entrare nei dettagli in maniera diversa. Allora, prima ho detto che non è effettivamente così, cioè non è che tu avendo un certificato puoi portare a termine l'attacco come se niente fosse. Perché? No, che questo non lo vediamo tra un attimo. Allora, vediamo alcune soluzioni quindi per limitare i danni che possono fare le certification authority. Prima abbiamo detto che le isole Bermuda sostanzialmente possono firmare qualsiasi certificato, ipoteticamente, no? Quindi cosa si potrebbe fare?
si potrebbe fare che soltanto uno stato, gli utenti di uno stato, si fidano soltanto di certification authority che sono in quello stato, no? È abbastanza logico, perché in Italia ci fidiamo solo di certification authority italiane, negli Stati Uniti solo di quelle statunitensi, in questo modo non ci dobbiamo fidare delle isole Bermuda. Ma questo porta dei problemi. Prima di tutto, questo impedirebbe di accedere a siti stranieri, perché se io voglio accedere poi effettivamente allo sito delle isole Bermuda, siccome non mi fido più della certification authority, la connessione mi risulterà come non sicura. E poi c'è un altro fattore, che anche fidarsi del proprio stato, in alcune occasioni, non è molto saggio. Pensiamo alla Cina, che con il Great Firewall of China, oppure con la sua versione di Skype, insomma, anche i governi dittatoriali, questa cosa, un governo dittatoriale, sento che questa cosa non è piacevole. Ma anche negli Stati Uniti, cosa sta succedendo in questi giorni? Con il SOPA e il Protect IP, stanno fortemente tentando di limitare quella che poi alla fine risulta anche essere una parte della libertà di espressione, per cui anche questa soluzione è piuttosto limitata. Oppure, abbiamo detto, di comodo non ci si può fidare, cosa facciamo? Boh, rimuoviamola. Rimuoviamo da tutti i browser, da tutti i Windows, da tutti i Linux, il certificato di comodo preinstallato. Sembra facile da dirsi, ma questo non si può fare, perché se noi rimuoviamo comodo, quel quarto di certificati che ha firmato internet improvvisamente diventano non più validi. Quindi non è una cosa che si può cambiare così da un giorno all'altro. È una cosa che per poterla fare bisognerebbe che tutti i servizi che si sono fatti firmare un certificato se lo facciano firmare da qualcun altro. E non lavorare mai, perché un quarto di certificati è una cosa che non succederà mai. Quindi il concetto qual è? Che con le certification authority, se tu ti fidi una volta di qualcuno, ti devi fidare per sempre. Cioè, se noi c'è stato un periodo nel tempo in cui abbiamo detto ci fidiamo di comodo, da qui in poi dobbiamo fidarci per sempre di comodo, se no perderemo un quarto dell'internet. Un quarto dell'internet sicura viene cancellata. E questo è un grosso problema delle certification authority. Un'altra soluzione è DNSSEC. DNSSEC come funziona? Il server DNS, oltre a tenere l'indirizzo IP, tiene anche il certificato. Ok? Quindi, quando Paypal ci manda il suo certificato, noi prendiamo il certificato che c'è anche nei DNS e li confrontiamo e controlliamo se matchano. No? Sembra una cosa fatta bene, perché alla fine i DNS sono distribuiti, no? E quindi porta molti vantaggi. Però, se guardiamo bene, sono sì distribuiti, è un servizio di tipo, sì, di tipo distribuito, ma sono anche gerarchici. Quindi, non so se avete ben idea di come funziona il DNS, però quando voi risolvete un dominio, per esempio dovete risolvere paypal.com, prima, diciamo, bisognerebbe andare a interpellare chi gestisce .com, poi chi gestisce Paypal, e quindi sostanzialmente è distribuito ma è gerarchico. Quindi, per fidarsi di DNS certi, bisogna fidarsi di tutti quelli che hanno la possibilità di non mettere una voce nei server DNS, in particolare il server DNS stesso, il registrar del dominio, ovvero quello che gli fa registrare il vostro dominio, nome.it o cose simili, e poi il TLD o CCTLD, ovvero il top level dominio, quindi .com, .org, .net, .it, .fr, e inoltre ancora più in alto dei top level domini, l'IGANN, che è quella che diciamo gestisce tutto il sistema dei DNS. Ma quindi di che ci stiamo fidando? Allora, il registra, tipo mio nome.it, è una cosa folle fidarsi, perché non sono nati per affrontare questo tipo di problemi di sicurezza. E se con alcune certification authority succedeva che entravi in account di altri a caso, quindi il registra può essere veramente più peggio. Il TLD, allora, .com è gestito da Verisi. Allora un cane che si muove la coda. Poi invece per i CCTLD, ovvero quelli per ogni paese, quindi .it.uk.fr, sono gestite nei singoli paesi. Quindi se noi prima ci fidavamo soltanto, vi ricordate quella mappa, di alcuni stati del mondo che hanno una certification authority, adesso dobbiamo fidarci di tutti, perché tutti hanno un proprio CCTLD, e se noi vogliamo connetterci a un sito di quel paese dobbiamo fidarci del suo, di colui che gestisce i suoi DNS.
E ultima cosa, l'ICANN comunque sia sottoposta alla legislazione americana, quindi anche questo è un problema, magari non per voi, magari per voi sì, non lo so. Comunque sia, c'è sempre qualcuno di cui dobbiamo fidarci, un governo di cui dobbiamo fidarci. Allora, vediamo adesso, abbiamo visto un bel po' di problemi, vediamo oggi perché la situazione non è così disastrosa, cos'è che succede? Se oggi c'è un certificato, se oggi io genero un certificato per google.com, come si fa a impedire che venga usato? Sono due modi. Primo sono le certificate revocation list, ovvero la certification authority, quando emette per errore o perché è stata attaccata un certificato fraudolento, genera, aggiorna la sua certificate revocation list, ovvero dove c'è una lista di tutti i certificati che sono fraudolenti, no? E quindi queste certificate revocation list vengono mandate a tutti gli utenti, no? Ovvero sia tramite gli aggiornamenti del sistema operativo o gli aggiornamenti del browser, in modo che se io incontro uno di quei certificati, non mi fido, perché diciamo sono delle eccezioni. Non so se è chiara la questione. Cioè, se sappiamo che, cioè perché i certificati sono identificabili univocamente, quindi io metto identificativo univoco nella certificate revocation list e chiunque incontri ad una certificate revocation list aggiornata e la confronta, si accorge subito che quel certificato è stato dichiarato non valido dalla certification authority che l'ha rilasciato. Avete domande fino a qua? Faccio PayPal, mi arrivo certificato, poi vado su Google, se poi si riparte su PayPal mi arrivo un certificato. No, intanto i certificati ci sono solo per i siti a cui ti connetti in HTTPS, che è quello che è. Ma sostanzialmente no, in genere il certificato è sempre lo stesso. Cioè tu lo dai alla tua certification authority da firmare, lui te lo firma una volta e poi è sempre lo stesso. Nella connessione ci sono poi altre cose che cambiano di volta in volta, di sessione o cose simili, però è un'altra questione. I certificati sono sempre quelli. Altre domande sulla parte anche di prima? No? Ok, quindi abbiamo detto, ci sono queste certificate revocation list, però prima di tutto bisogna aspettare che gli sviluppatori aggiungano nei loro sistemi operativi o nei loro browser queste eccezioni. Soprattutto perché di solito gli sviluppatori sono abbastanza tempestivi, bisogna che l'utente aggiorni il proprio browser, e non sempre questo viene fatto, anzi l'utente nella maggior parte dei casi usa un browser vecchio oppure un sistema operativo vecchio o cose simili, per cui è molto importante anche in questo caso fare che venga sempre il proprio sistema aggiornato. Il risultato con le CRL quindi è avere un ampio periodo di vulnerabilità, e questo è un problema, perché mettiamo che uno non aggiorna il suo browser vecchio di 2 settimane, comunque sia ha 2 settimane in cui è possibile che subisca questo tipo di intercettazione del traffico, e ovviamente però non è accettabile, per cui è nato un'altra maniera di verificare se un certificato è credibile o no, che è l'Online Certificate Status Protocol o CSP. Come funziona? Ogni volta che io faccio una connessione SSL a un sito, contatto la Certification Authority che ha firmato quel certificato e gli chiedo: ma questo certificato è ancora valido? Così diciamo che ho una verifica in tempo reale, no? Se non ho più quel buco di 2 settimane, istantaneamente ogni volta che ricevo un certificato dico: ehi, Certification Authority, ma questo certificato è ancora buono oppure te l'hanno fregato? E questa è una cosa che effettivamente oggi si usa e effettivamente protegge da moltissimo da questo tipo di attacchi, però ha dei problemi. Il primo problema è di privacy, perché vuol dire che tu ogni volta che visiti PayPal dici la certification authority e io sto visitando PayPal, io sto visitando google.com, e quindi c'è una, diciamo che tu riveli la tua cronologia di navigazione, e non è una cosa che può essere piacevole per un utente, per me non lo è. Poi il carico, perché ovviamente, cioè, immaginate la quantità di richieste a cui deve rispondere una certification authority. E una certification authority non è in origine, quando è stata progettata, non era progettata per rispondere a questo tipo di richieste. Anzi, il bello, l'idea con cui hanno nate
questo sistema di certificati che vengono firmati da Certification Authority è proprio quello di offrire un certificato che sia autocertificato. Ovvero non è che ogni volta io bisogna andare a interrogare la Certification Authority. Per cui diciamo si tratta di un vantaggio forte che questo sistema offriva. Però al punto in cui siamo arrivati, questa oggi è la soluzione. Ok, adesso parliamo del clou, cioè di quello che diciamo io, o meglio, gli autori di questo progetto propongono come soluzione alternativa. Quindi abbiamo identificato due problemi. Uno è che l'utente non è l'utente a decidere di chi fidarsi, e due, che non è possibile cambiare idea. Abbiamo detto, ogni volta che ti fidi di Conto devi fidarti per sempre. E tu non è che puoi dire oggi lo tolgo, domani metto un altro. No, non funziona così. C'è qualcuno che decide per noi di chi dobbiamo fidarci e che ci dobbiamo fidare di quello per sempre. Per cui nasce Convergence. Come funziona Convergence e qual è l'idea che sta dietro? L'idea è quella di cambiare prospettiva. Cioè, quando noi ci colleghiamo ad un sito, riceviamo il certificato e abbiamo un punto di vista di quel certificato. Se qualcun altro si connette, magari riceve un certificato diverso, perché il nostro mail abbiamo, non so, ad esempio, c'è qualcuno che ci sta facendo un attacco di tipo transparent proxy e ci ha dato un certificato falso. Ma se noi potessimo, se io ad esempio potessi chiedere a Daniele, guardami tu che certificato ricevi, allora io potrei confrontare il certificato che ha ricevuto lui con quello che ho ricevuto io e vedere se corrispondono. Se corrispondono mi posso fidare, se non corrispondono vuol dire che qualcuno sta fregando con me o lui. Questa è l'idea, quindi è cambiare prospettiva, guardare il server e il certificato che ci manda da varie prospettive della rete. Quindi, ad esempio, se io sono in Iran, ricevo un certificato falso, ma se chiedo a un mio amico che è negli Stati Uniti, magari riceve il certificato autentico e mi può me lo può mandare e farmi capire quindi che io sto venendo ingannato e non mi devo fidare di quel certificato. Quindi ovviamente non è una cosa che funziona tra amici, ma ci sono delle, vengono rimosso il concetto di certification authority e viene introdotto il concetto di notary. Vuol dire, ok, i notary sono dei server che stanno in giro per il mondo che si occupano soltanto di prendere e collezionare certificati SSL. E una volta che io mi connetto a uno di questi notari, gli mando il mio certificato e lui mi dice se corrisponde o no. Vediamo in dettaglio. Come funziona? Io mi connetto a paypal.com, che mi manda il suo certificato. Io lo ricevo e lo inoltro al notary. In notary ci sono due casi. O quel certificato gliel'ha già chiesto qualcun altro in precedenza e allora nella sua cache locale già ce l'ha, oppure non ce l'ha. Allora cosa fa? Lui dal suo punto di vista, diciamo da un altro stato, da un'altra zona o comunque sia anche in un altro tempo, diciamo se era già in cache, cioè se, perché è un altro tipo di prospettiva, anche quella temporale, perché spaziale, richiede il certificato e mi dice se corrispondono. Quindi avendo queste due prospettive io posso verificare la tenibilità di un certificato. E se guardate in questo schema, le certification authority non c'entrano più niente. Cioè, sono state completamente estromesse. Semplicemente si tratta di avere punti di vista diversi. Cioè, se in 5 dei miei amici, e poi questa è la cosa interessante, se 5 dei miei amici hanno, vedono lo stesso certificato, vuol dire che probabilmente quel certificato è valido. Se 5 punti del mondo, se in 5 momenti diversi, questa è l'idea che ci sta dietro. Per cui rivediamo un attimo il dettaglio. Io richiedo al server certificato che io al notary, il notary lo confronta con la sua copia. Se non corrisponde, lui non è che ci dice subito no, guarda, questo certificato è falso, perché può darsi che chi gestisce il server l'abbia aggiornato, abbia cambiato il certificato. Per cui prima di dirci no, non va bene, lo richiede di nuovo al server e poi effettivamente fa il confronto. Se ancora non corrisponde, allora il certificato viene dichiarato non valido. Se è valido, il client, diciamo l'utente, dice boh, di questo certificato mi posso fidare, e se lo salva lui tra i suoi certificati di cui si può fidare. Finora ci sono dubbi? Dovrebbero esserci. Dimmi. Cosa succede se il
ipotetico che sta cercando di fare l'attacco a me e darmi un certificato sbagliato, lo ha fatto prima un notary, sembra che sia possibile. Bene, questo è un dubbio che devo venire qua. Allora, e qui c'è già la risposta, che si possono interrogare più notari diversi, cioè convergenza, vuol dire che io non interrogo un notary solo, ma interrogo 5, ok? Per cui poi si possono adottare dei criteri. Se io ne interrogo 5, uno, come dici tu, ha ricevuto un certificato fasullo, allora io posso decidere di fidarmi della maggioranza oppure dire no. Se anche solo uno mi dice che non va bene, io non mi fido. Questa è una cosa proprio che si può impostare, dopo lo vediamo. Per cui sì, la sorpresa è giusta, però è proprio il concetto di convergence, cioè io lo chiedo a più persone e poi si arriva a convergenza, ci mettiamo d'accordo su quale, sul fatto se il certificato sia valido o no, interpellando più persone. E naturalmente più prospettive si hanno, più difficile ingannare l'utente. Se io guardo 10 punti nel mondo, è più difficile rispetto a soltanto uno, perché quello prima era un intero caso semplificato. Poi volendo, Certification Authority e gli NSSEC non devono neanche essere per forza le tutte promesse. Cioè, un notary potrebbe, invece che richiedere il certificato, effettuare una validazione con una Certification Authority o con gli NSSEC. Quindi il concetto è utilizzare più prospettive, più metodi di verifica della validità del certificato e arrivare a convergenza. L'altra cosa bella, qual è? Che siamo noi, l'utente, a decidere di quali notari fidarsi. Se un notario fa una cazzata e vediamo che è sempre soggetto a attacchi transparent proxy, così possiamo rimuoverlo, o comunque sia, la community può rimuoverlo. Quindi non è che noi, per quando iniziamo a fidarci di un notario, dobbiamo fidarci per sempre. Questo succederà con le certification authority, ma i notari possono essere messi e tolti in qualsiasi istante. Un'altra obiezione che mi aspettavo era sulla privacy, perché prima con la OCSP cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che le certification authority ricevono la nostra connessione e sanno che noi in quel momento ci stavamo collegando a PayPal e quindi è una disclosure di informazioni. Come viene garantita la privacy in notary? È stato pensato anche a questo. Questo è quindi una cosa molto interessante ed è uno dei punti che lo differenzia da Perspective, che era, diciamo, la versione precedente del progetto Compact, cioè da cui è partita. Okay. È garantita la privacy in una maniera simile a quanto funziona con Tor. Chi di voi ha letto l'articolo su Tor dei giornali News? Okay. Ok, non li scrivo più. Allora, come funziona? Ogni volta che io devo fare una richiesta o comunque una sessione temporale, io eleggo un notary come bounce notary. Ovvero sia, questo notary ha lo stesso, diciamo, codice dietro, lo stesso programma che gira come tutti gli altri notari, ma semplicemente io dico, boh, tu sarai il mio bounce, no? E quindi viene visto come un tunnel per collegarsi ad altri notari. Vediamolo con il disegno. Funziona così. Praticamente io elenco e decido che questo è il mio bounce notary e quindi io farò passare tutte le mie richieste attraverso di lui. Poi lui si occuperà di smistarle verso i miei 3, 4, 5 notari che dicevamo prima, su cui poi vogliamo verificare la convergenza. E perché questo ci garantisce la privacy? Perché il bounce notary sa chi siamo, perché è in connessione diretta con noi, vede il nostro indirizzo IP, ma non sa che cosa stiamo richiedendo. Perché lui fa soltanto l'intermediario e per, diciamo, tra noi e quei tre notari là si instaura una connessione SSL che impedisce al bounce notary di leggere il contenuto della nostra richiesta. Il bounce notary quindi serve soltanto da intermediario, semplicemente lui manda il traffico agli altri notari che poi sanno che cosa stiamo richiedendo ma non sanno chi siamo. Non so se è chiaro. Cioè, il bounce notary sa chi siamo ma non può leggere il contenuto della nostra richiesta. I notari non sanno chi siamo, ma leggono e rispondono alla nostra richiesta, che torna indietro al bounce e ce la rimanda. Perché funziona? Perché lui non può leggere? Perché c'è una connessione SSL tra l'utente e il notary. Ok? E quindi in questa maniera la privacy è garantita ed è una maniera simile a come funziona Tor. Ok? No,
non si possono avere problemi legati al fatto che il bounce notary può essere fasullo e quindi indirizzo alle notary che sono fasulle? No, perché sei tu che scegli quei tre notary là dietro, sei tu che li scegli, e avendo una connessione SSL, tu hai garantita l'autenticità, no? Cioè, tu, se lui ti mandasse verso dei notari fasulli, loro, per tutta la storia che abbiamo visto prima, non potrebbero, diciamo, ti darebbero un lucchetto fasullo, capisci? Perché c'è una connessione SSL che ti garantisce l'autenticità. Cioè, tu dici, allora io voglio connettermi al notary numero 134, se lui ti manda un certificato con uno scritto 134, però tu puoi verificare se è stato firmato correttamente o no, perché diciamo che la situazione è simile, effettivamente può sembrare un caso che si morde la coda, però tu hai già installato qua dentro un modo per verificare che quello che il certificato che ti manda il notary 134 sia effettivamente quello. Quindi diciamo che sostanzialmente utilizzando una connessione SSL hai garantita sia la segretezza che ti serve per il bounce notary, ma anche l'autenticità, quindi sai a chi ti stai connettendo. Sì, insomma, adesso non ci occupiamo, se si compromette il server, sei fottuto in ogni caso. Se il server è compromesso, non c'è anche più di cambiare il certificato, perché metti un Trojan che si dampa un database e ha tutto il password che vuoi, o comunque sia. Diciamo che non è il tipo di attacco da cui difende SSL. E, altre domande? Scusa? Adesso facciamo una demo, vediamo se ho qualcosa da dire. Allora, Convergence inizia, esiste qui ed ora come plugin per Firefox, e lo potete trovare a convergence.io, ed è disponibile anche il codice per i notari, quindi se tu vuoi mettere su un notary domani puoi farlo e loro ti aggiungono. Per cui diamo un occhio a come funziona. Dopo tutta sta pappardella ve lo faccio vedere. Allora, non lo so, andiamo su HTTPS. Ok, allora, questo è Firefox, dice verify by the receiver, quindi questo è come funziona normalmente il browser, no? Io però ho installato Convergence, e si capisce da questa icona qua. Però si fidano delle receiver. Comunque, se io posso attivarlo semplicemente cliccando qui, okay. Si accende, si sono accesi più verdi. Adesso faccio aggiorna. Okay. Adesso se schiaccio qui dice verify by Convergence. Questo è tutto l'impatto che ha l'utente. Cosa ha fatto lui nel mentre? Ha contattato il notary, ha contattato credo 4 notary e ha verificato che tutti quanti vedessero lo stesso certificato per paypal.com. E quindi noi abbiamo estromesso la Certification Authority. Un'altra cosa interessante è che il fatto di estromettere la Certification Authority, anche i siti che hanno un certificato, diciamo quelli self-signed, self-signed, ovvero sia che se li sono fermati a te, che non hanno voluto pagare la Certification Authority per farlo, vengono comunque riconosciuti come validi o non validi, o anche non validi in caso, e, mentre normalmente no. Quindi ad esempio, faccio un esempio, io adesso ho disabilitato Convergence, vado su HTTPS, il bug tracker di Gentoo, Gentoo è la distribuzione di Linux, funziona in HTTPS, insomma adesso sente tra i dettagli cos'è un bug tracker, cos'è Gentoo, funziona in HTTPS, ma non hanno comprato un certificato da nessuna certification authority, cioè se lo sono firmati da sé, no? E infatti Firefox sempre dice, get me out of here,
perché dice no, questo qui, technical details, dovrebbe dirmi, usa un certificato non valido. Il certificato non è fidato perché chi l'ha firmato non è fidato. Ok. Adesso proviamo ad attivare Convergence. Aggiorno. E tutto funziona a meraviglia. Perché semplicemente la certification authority è stata estromessa. Adesso c'è Convergence che ci garantisce che sia un certificato valido e non ci siano stati fatti nessun tipo di attacco. Questo è un aspetto carino, diciamo, non bisogna pagare anche per avere la sicurezza, anche se in realtà ci sono certification authority che lasciano certificati gratuitamente, non in maniera fraudolenta. Poi adesso vediamo l'ultima cosa, ci sono questo, per evitare, ci sono delle opzioni. Questa è la lista delle notary che ci sono attualmente, ce ne sono poche perché comunque come progetto è ancora abbastanza agli albori, però sono 6. E possiamo anche decidere, ecco qui c'è la cache dei certificati, qui c'è Bugs, Gentoo, Borg, che è quello su cui sono appena stato. Bene. E poi la cosa interessante è verification threshold, vuol dire cioè quando noi ci fidiamo e si può impostare se vogliamo che tutte le notary che abbiamo interpellato siano d'accordo per ritenerlo valido. Se la maggior parte delle notary devono essere d'accordo o se solo una notary deve accettare. E poi qui dice quante notary al massimo richiedere, di default è 4, però volendo si può alzare anche a 6 e ne interpella 6. E direi che con questo è abbastanza tutto. Ovviamente ci sono ancora alcuni problemi con Convergence, vi accendo rapidamente perché prima mi chiedevi se c'è un sito che manda lo stesso certificato ogni volta o lo manda diverso. Se sei una persona sana di mente, mandi sempre lo stesso. Se per qualche ragione vuoi mandare, hai 3 certificati per lo stesso dominio, ne mandi una volta uno, una volta un altro, un po' a caso, Convergence ti fotte, perché sostanzialmente il notary verifica e vede un certificato. Tu verifichi e ne vedi un altro, sono entrambi validi, però non corrispondono. E ci sono un certo numero di siti che fanno questa cosa, ma non è così diffusa. Un altro problema è quel captive portal, ma vabbè, che adesso non stiamo a parlare, è una cosa abbastanza seconda. Per cui sostanzialmente io vi ringrazio per l'attenzione e il mio talk finisce qui.